There's a place now where a light shines on. Frozen windows hide gloomy world. I don't feel like my walls. Just outside I'll see my door. But night times ago the mine and I Mettetemi anche a me di ringraziare il capo, per me è sempre il capo, anche se io oggi sono in pensione, quindi sono particolarmente grato della sua presenza, ma so che anche a lui fa piacere, specialmente incontrare il mondo dei giovani. Racconto un aneddoto che riguarda sempre il cyber. Io dirigevo allora le specialità e il capo da pochi giorni aveva assunto l'incarico e presentammo uno dei tanti progetti che la Polistale realizza, che era uno spettacolo teatrale che girava e gira tuttora, anche se chiaramente modificato, per i teatri incontrando i giovani. E il capo, uscendo, mi ha detto: questa è la polizia che mi piace. E siccome io ne sono ancora convinto, d'altronde le cose che ancora continuo a fare per hobby, per passione, credo che hanno questo filo conduttore. Quindi grazie capo, grazie tanto Franco di essere qui con noi. Perché questo testo, ragazzi? Mi rivolgo a voi. Noi abbiamo provato a sintetizzare in questo testo quelle che sono le tre consapevolezze che dovreste avere. Dico dovreste perché obiettivamente qualche volta ci rendiamo conto, quando venite nei nostri uffici, che queste consapevolezze non c'è. Prima, una consapevolezza giuridica, il termine è un po' complicato, quando si parla di giuridico sembra difficile, è che spesso certi comportamenti sono reati. Banalissimo, voi siete ragazzi, siete, come dire, avete passione, avete amore, avete confidenza, avete intimità con i vostri coetanei, vi scambiate foto che sono sicuramente anche il bello dell'affettività. Bene, queste foto purtroppo qualche volta poi, perché magari questa relazione si interrompe, diventano patrimonio di tanti. Voi sapete che quello è diffusione di materiale pedopornografico? Uno non lo potrebbe pensare, no? Magari è una foto fatta in un momento bello, anche di ingenuità, di intimità, di affetto. Bene, quella foto diventa un reato. Quindi una consapevolezza giuridica di stare attenti. Secondo, una consapevolezza informatica. Voi siete tutti nativi digitali. Io sono un primitivo digitale, un migrato digitale, non so come chiamarlo, insomma, comunque diciamo vengo dalla preistoria dell'uso di questi strumenti. Eppure anche voi qualche volta peccate di ingenuità o di scarsa consapevolezza. Quello che viene messo sul web spesso diventa, come dire, quasi eterno. Cancellare una foto, una notizia, un insulto, una minaccia nei confronti di una persona diventa quasi impossibile. Non è perché se lo cancelliamo dal nostro cellulare si cancella dalla rete, assolutamente. Il mondo della stampa lo sa, si parla di diritto all'oblio, no? Il diritto alla dimenticanza. Bene, con questi strumenti è quasi impossibile. Quanta gente ha scaricato quella foto? Quanta gente ha scaricato quella minaccia? Quanta gente ha scaricato quella parola d'odio? E quindi si propaga, diventa appunto nella rete un termine che non potrà essere cancellato. Un terza consapevolezza, quella emotiva. Adesso diciamoci la verità. Magari dare un pugno, dare uno spintone o dire una parolaccia a uno che c'hai davanti, magari ci pensi due volte, no? Perché ti rendi conto che hai di fronte una persona, per cui, come dire, c'è un po' di remora. Magari farlo attraverso uno strumento che c'ha uno schermo che ci divide, pensiamo che faccia meno male, invece fa moltissimo male. In Italia purtroppo si contano ragazzi e ragazze che sono arrivati al suicidio, perché non hanno resistito, certo, perché magari avevano personalità fragili, ma non hanno resistito a questa ondata di odio che si schierava nei loro confronti, perché erano dei diversi, perché magari non erano esteticamente, non rispondevano a certi canoni. E noi sappiamo, voi siete ragazzi, sappiamo qual è, come dire, la fase della trasgressione, l'abbiamo passata tutti. Ai tempi miei magari andavamo a suonare i campanelli, questo era il massimo della trasgressione che ci permettevamo. È chiaro che è cambiato il mondo, è cambiata la società, però attenzione, c'è una inconsapevolezza emotiva che qualche volta veramente fa male. Allora credo che questo sia l'elemento. Chiudo solamente con due
inviti. Primo, abbiate fiducia degli adulti di riferimento. Noi abbiamo fatto una ricerca, quanto condividi? A noi è fatto molto piacere che i ragazzi ci hanno detto che al secondo posto dopo i genitori viene la polizia postale, ma ci sono anche gli insegnanti. Abbiate fiducia degli insegnanti, dei genitori, della polizia postale. Se avete bisogno di aprirvi, di denunciare, anche se non poi magari non è proprio, come dire, una fattispecie penale, non vi preoccupate, probabilmente aiuteremo a creare forme di convivenza e quindi di tolleranza e fiducia maggiore. Quindi questo è l'invito. E ultima riflessione che mi fa piacere notare, chiaramente questo libro non venderà milioni di copie, ma non perché sia scritto male, ma perché chiaramente non ha la forza di entrare, come dire, prepotentemente nelle edicole e nelle librerie. Poi mi fa piacere sapere che tutti chi ci ha scritto, chi ha scritto questo libro, chi si è impegnato, ha deciso di devolvere quei pochi diritti d'autore, quelli che deriveranno, al fondo di assistenza. Il fondo di assistenza è un fondo che, della Polizia di Stato, che sostiene gli orfani, le vedove, le persone malate, e quindi mi fa piacere che tutti quanti gli autori hanno condiviso alla fine di destinare questi magari pochi, io mi auguro anche molti, perché poi spero che abbia anche un po' di diffusione, non fosse altro per i contenuti, quindi non solo per un aspetto, come dire, solidaristico, ma anche per i contenuti. È scritto molto bene, è scritto in maniera avvincente, perché poi i giornalisti sono bravi, quindi hanno reso le storie molto avvincenti, un po' una specie di gialli, ma di gialli che sono basati su fatti concreti e non su fantascienza, su fantasia. Quindi grazie veramente agli autori, modestamente mi annovero tra questi, ma chi ha scritto principalmente sono i due amici giornalisti, perché abbiamo fatto una scelta, credo, doverosa e giusta, un atto di solidarietà verso un'istituzione importante. Ma la cosa principale, ecco, creiamo condizioni di convivenza, maggiore tolleranza e maggiore fiducia negli adulti di riferimento. Grazie. There's a place where a light shines on. Frozen windows high.